Ok, ben ritrovati segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Vediamo qual è il vostro messaggio. Vi ricordo che sono degli interattivi, prendeteli come tale, prendete quello che risuona con voi, con la vostra situazione e lasciate andare il resto. Per chi volesse parlare privatamente con me, lo può fare attraverso i miei contatti. Allora, iniziamo subito a vedere qual è l'argomento e cosa devono sapere adesso. Questa è uscita fuori da sola. Hai già la risposta dentro di te, perciò qualsiasi sia quest'altra è venuta fuori, ci sono sensi di colpa dentro di te, voi avete già la risposta, segni di terra, però poi abbiamo l'amico, però una carta la dobbiamo prendere noi, queste sono saltate fuori da sole, vediamo, hai già la risposta dentro di te sicuramente per dei sensi di colpa che avete verso un amico, vediamo un po'. Questi sono gli argomenti della situazione di cui dovete venire a conoscenza. Quello che prendiamo noi invece è messaggi in arrivo per i nostri tre segni di terra. Vediamo adesso che cosa ci dicono i tarocchi, che cosa vanno a specificare di queste risposte, di questi sensi di colpa riferito a un'altra persona, a un amico, a un conoscente. E dei messaggi in arrivo, magari un diverbio, qualcosa che riguarda un diverbio. Vediamo un po'. Oh, scegli la libertà. Allora, se a volte ti sembra che la tua strada sia bloccata, ricorda che spesso è solo un'illusione. Scegliendo un percorso diverso, potresti liberarti dagli ostacoli su cui sei concentrato. Allontana i tuoi pensieri dal pessimismo e immagina invece altre infinite possibilità. Ecco perché mi parla che hai la risposta dentro di te e ci sono dei sensi di colpa. Molte volte, quando ci sono delle situazioni che noi ci ostiniamo a vedere in un certo modo e nella maggior parte delle volte noi li vediamo sempre in forma negativa, non so perché il nostro cervello ragiona sempre in negativo, ecco che subentrano dei sensi di colpa, anche se dentro di noi noi la risposta ce l'abbiamo, abbiamo una risposta che è diversa e noi dobbiamo scegliere la libertà di immaginare le situazioni e le persone in modo positivo, non come ci dice sempre la nostra mente che ragiona sempre in negativo. Ragiona sempre in negativo perché è vero che la situazione si può volgere a negativo e che noi possiamo prendere una delusione, ma non si può vivere sempre in forma negativa e poi diciamo che o è stato tempo perso pensare in negativo oppure la situazione si volge tutto al positivo e noi rimaniamo un po' così. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto attendere in maniera neutra l'arrivo di questi messaggi, non avere sensi di colpa, cercare di avere sempre di più una forte intuizione e capire che l'intuizione è la risposta che ci dà la nostra anima, ecco, il nostro inconscio, qualcosa che è al di là della razionalità. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Il ladro, vedete qua mi parla anche di gelosie, di qualcuno magari che vuol scappare via. Magari volete scappare via appunto da questi pensieri che avete sempre in forma negativa. Vedete lo scrigno, qualcosa che voi tenete dentro voi stessi, qualcosa che avete dentro di voi, come dice il mio oracolo, hai già la risposta dentro di te. Vedete, andate a scavare dentro questo scrigno e vedrete che non tutto è negativo come voi state pensando. Guardate che bellissima carta, il sole che cancella tutto quello che di negativo dicono le altre carte perché il sole illumina, il sole fa venire fuori la verità, il sole illumina anche i nostri pensieri, le nostre idee, tutto ciò che ci circonda. La chiave, guardate, la soluzione. La soluzione è dentro di voi, la soluzione sta nel pensare in maniera neutra, nell'attendere gli eventi come si svolgeranno. Vedete, non sempre, diciamo, vedere le difficoltà, gli inconvenienti, perché qua la soluzione si trova. Vedete, il messaggero di nuovo mi riporta ai messaggi in arrivo, perciò qualcosa che sta arrivando nella vita di questi tre segni. Vediamo che cosa ci dicono le nostre streghe.
Vediamo un po'. Vediamo. Allora, risoluzione, passaggio, accusa, magia, distruzione, scioglimento di una situazione, liberazione, passare oltre. Perciò abbiamo la soluzione. Poi abbiamo forza e coraggio, energia e vitalità, buoni risultati, coraggio per superare gli ostacoli, affetti consolidati e protezione. E poi ancora abbiamo rabbia e tormento, dolore, lacrime, delusione, sconforto, problemi fisici ed emotivi, sfida, fase problematica. La fase problematica che parte appunto da il vostro pensiero. Vediamo cosa vorrebbe dirmi o cosa vorreste dire voi. Vediamo un po', ti prego, aspettami. Adesso andiamo a vedere segno per segno. Ok, vediamo adesso che cosa ci dicono segno per segno. Ok, devo ricomporre i mazzi perché vedete che io ricompongo sempre i mazzi. Andiamo qui con i nostri tre segni di terra e vediamo un po' che cosa ci dicono. Per il toro abbiamo resistenza, isolamento, le carte le vedete comunque, e sensi di colpa, come dicevamo all'inizio. Per questi sensi di colpa possono essere anche da un'altra persona riferito al segno del toro, eh? Per la Vergine abbiamo difficoltà, stanchezza, la Vergine è veramente al limite. È verità, però c'è una verità che viene fuori per il segno della Vergine, eh? Mi raccomando, attenzione. Vediamo per il Capricorno, abbiamo nascita, qualcosa che nasce, abbiamo scappare e poi abbiamo chiarezza. Anche per il segno del Capricorno c'è una bella rinascita e chiarezza di qualcosa, anche dei propri pensieri. Vediamo a livello. Vediamo a livello di cosa vorrebbe dirmi o cosa vorreste dire. Vediamo per il toro. Per il toro abbiamo le cose non sono come sembrano. Interessante. Per la Vergine abbiamo avrei dovuto dirti ciò che provo veramente. Molto bella. Per il Capricorno abbiamo voglio di più di una semplice amicizia. Molto interessante. Bene, segni di terra, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti o con un like. Chi volesse parlare privatamente con me lo può fare attraverso i miei contatti. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima.